Oggi parliamo di farfalle e di tutti i loro segreti. Il macaone, la più bella farfalla italiana. Ma attenzione al maschio di macaone. Vola placido in alto e tranquillo succhia nettare. La sua indole muta quando un altro maschio entra nel suo territorio di corteggiamento delle femmine. Inizia una vera e propria guerra che vede vincente l'individuo che di solito gioca in casa. Vi siete mai chiesti quando le farfalle sono comparse sulla terra? Le farfalle sono comparse sulla terra quando le piante con fiori preistoriche crescevano rigogliose. Era il Cretaceo e i dinosauri popolavano la nostra terra. Tecnicamente le farfalle hanno conosciuto i dinosauri e il loro ruolo, come quello delle api, è stato fondamentale per la diversificazione delle piante. Le farfalle sono insetti impollinatori e sono responsabili della biodiversità. La Vanessa Io è anche detta occhio di paone. In effetti, nella parte superiore delle ali sono riconoscibili due macchie che ricordano la coda del pavone. La colorazione delle ali di queste farfalle è influenzata dalle temperature nel periodo di sviluppo della crisalide. Se le temperature sono più alte, la livrea sarà più brillante. La Vanessa C. Bianco, una farfalla diurna inconfondibile. Le sue ali sono frastagliate e sembrano rovinate da qualche agente esterno. In realtà sono esattamente come dovrebbero essere: arancioni nella pagina superiore, marroni nella pagina inferiore, per un perfetto mimetismo quando si posa per terra. Così belle e leggiadre, di sicuro le farfalle non hanno nemici, invece no. La maggior parte delle farfalle sono perfettamente commestibili a molti piccoli animaletti che ne vanno ghiotti. Ma le farfalle sono abilissime nel mimetismo e nel camuffamento. La Vanessa Atalanta, facilmente riconoscibile per la sua livrea della pagina superiore delle ali e dal suo volo, pacato e calmo, si posa a lungo sui fiori per mangiare nettare. Vi sarà possibile fotografarla facilmente. Il mondo delle farfalle è un mondo fatto di odori. L'eccezionale sensibilità, tuttavia, è limitata solo ad alcuni, quelli che più gli interessano. Ma le farfalle, come tutti gli insetti, non hanno il naso, penserete voi, certo, ma come tutti gli insetti hanno le antenne, costellate di sensilli sensibili agli odori. E come tutte le cose belle della natura, hanno forme diverse. Bipettinate, pennate, filiformi e a bastoncello sono solo alcune delle più comuni. L'aporia fa parte della famiglia delle Pieridi, come le cugine Pieris rape e Pieris brassiche, tutte bianche, con qualche punto ove natura scura. Sono note come calovolaie, in quanto i loro bruchi piace cibarsi di piante delle varie famiglie dei cavoli. Ma se l'olfatto è nelle antenne, dove si trova il gusto? Le farfalle si nutrono di nettare, sostanza zuccherina che si trova nei fiori. Si dice che siano glicifaghe. Questo è importante perché le farfalle hanno bisogno di energia subito disponibile per poter volare e potersi accoppiare. Ma si dà il caso che non tutti i fiori producano nettare con lo stesso sapore e le farfalle sono molto esigenti. E come fanno a capire se quello è quello giusto? Visto che non hanno una lingua? Semplice, con le zampette. Si dice che le zampe anteriori siano dotate di numerosi sensilli del gusto. Se vedete una farfalla strofinarsi le zampe, sta assaggiando il nettare. Se le piacerà, allora srotolerà la sua bocca, la spiritomba. La Vanessa del Cardo, siamo di fronte ad una migratrice dal volo potente. All'arrivo del clima invernale si dirige verso l'Africa per poi tornare all'inizio della primavera. 12.000 km attraverso il deserto del Sahara. Esatto, proprio questa farfallina è una macchina da volo. La Egeria popola i nostri boschi. Questa piccola farfallina vive in ambienti ombrosi e umidi. È bivoltina, ovvero durante la bella stagione fa due generazioni, una in primavera e una in estate. Ha un caratteristico volo, veloce e potrete fotografarla solo quando si posa nelle foglie per un piccolo riposo. Se
Se il coleottero è il primo tra gli insetti sacri, la farfalla viene per seconda. Rappresenta l'anima, l'anima che fuoriesce dal corpo materico. Le farfalle sono anime.